a tutte e benvenuti e benvenute nel mio canale. Allora, in questo video vi volevo far vedere le mie borse. Le borse, le mie borse, sia le borse che uso durante la primavera e l'estate, sia quelle che uso durante l'autunno e l'inverno. Vi faccio vedere, parto subito perché ne ho abbastanza. Allora, prima borsa prettamente invernale è questa qui. Molto piccolina, tiene a spalla, in viola, è un violetto, spero che si veda, sto molto sparaflesciata, è un violino così, preso dai cinesi e l'ho pagato 5 euro, con le borchiette sotto, si apre a, così, a clip, e ha una ciliegia. Cerniera, e dentro è fatta così, molto semplice, con una cerniolina qui di lato e basta. Ci sta dentro poca roba, però è molto comoda. Questa qui è al manico marroncino, fatto così. E poi al manico si può anche staccare e tenere tipo come una pochette. Poi la maggior parte delle borse sono prese da cinesi. Questa qui verde, molto ampia, molto capiente, con una cerniera di lato, poi ha sia i manici per portarla a mano e sia la tracolla, e dentro si apre con una cerniera, dentro è molto, molto capiente. Non so se riuscite a vedere qualcosa. Però dentro è molto capiente, ha una zip per portarci dentro penne o cose varie, e due taschine porta cellulare o porta qualcos'altro. Questa qui aiuta dai cinesi, 14 euro. Questa invece l'ho presa su un giornale, sì, lo so, per la mia età è un po' ridicola, ma chi se ne frega. È la borsa di Minnie. È a sfondo rosso, dietro è rossa, si porta sia a mano che con la tracolla, tracolla è dentro nella borsa. Qui davanti ha una mega tascona, i manici sono sicurati con un bottoncino, si apre. E dentro è fatta così, molto capiente anche questa qui. Ok, e che caspita. Poi quest'altra borsa, anche questa qui presa dai cinesi, è nera, anche questa qui è molto capiente, dietro è liscia e davanti ha due scarpine di bambino con dei laccetti neri. Anche questa, la tracolla, questa si può portare a mano, è a forma tipo così, una forma conca, e dentro è capiente anch'essa, nera, dentro è nero, c'ha due taschine porta cellulare e una taschina con la zip di fronte. Poi ho borsetta, anche questa, tutte prese da cinesi. Questa qui è tipo, questa qui è una pochette molto ampia, molto comoda perché ci sta dentro tante cose. Il tira cerniera è a forma di teschio. Forse così riuscirete a vedere meglio. Forma di teschio. Sfondo nero con dei teschi disegnati sullo sfondo. Mi piace. Si apre, dentro è così. Qui c'è una cerniera e qui ci sono due taschine porta quello che si vuole. La tracolla è rimovibile e anche un'altra troccollina da portare al polso, quindi si può portare anche in questa maniera qui. Questa qui è molto comoda quando vado a fare giretti oppure vado
un'altra borsetta molto piccola ma altrettanto comoda è questa qui, molto semplice, ha un zip davanti, un'altra tasca con apertura a strappo, così dentro è verde. Qui questo buchino ci potete mettere gli auricolari o qualche altra cosa. Ha un portacellulare incorporato, si apre con la zip e dentro è fatta così e qui ha una cerniera, una tasca con una cerniera. Anche quella lì molto comoda portare quando si viaggia o quando si vanno a fare passeggiatine. Poi ho questa qui che mi ha regalato il mio fidanzato. Comunque il mio fidanzato, sta quindi molto, molto ampia, è a sfondo bianco con delle scritte così in grigio, ha i bordi marroni, manici sono marroni e anche questa si porta con un'altra colla, si apre con una zip e dentro è così, potete vedere dentro c'è anche un'altra colla. Qui ha le due taschine e qui ha la zip. Ah sì, sotto è fatta così. Non so se mi ha fatto vedere, comunque sotto ha lo sfondo in marrone. Poi, ultime borse. Oh, questa qui, appunto, che uso molto spesso quando metto i jeans oppure ho un abito, una camicia verde militare o sono proprio un outfit militare, è una borsa che si porta a braccio, cioè a braccio, a spalla, i manici intrecciati con sto fibbione di un color verde militare. Fatta così e così, molto semplice davanti e anche di dietro, ha una zip a cerniera. Tutte le mie borse sono con la cerniera perché mi sento più sicura, non sa mai. Comunque si apre così e dentro è fatta così, vediamo se riesco a farvi vedere tutto. Fatta così, dentro ha soltanto una cerniera, una taschina con la zip e basta, non ha tasche per cellulari o quant'altro. Ok, anche questa qua, via. Poi, ultima borsa, e poi faccio vedere anche quella che sto usando adesso. Questa qui è una borsettina molto molto comoda, molto bellina, ha il tessuto è in semipelle diciamo e la trama è fatta così, non so come mi viene, adesso non mi viene in mente come si chiama. Ha l'altra colla, un'altra colla molto lunga e ha l'altra colla è a catena e nella catena è intrecciato il tessuto diciamo così. Dietro ha una taschina, si apre così, ha una cerniera davanti, si apre con la cerniera e il tiro zip è fatto così, si apre e dentro ha questa fantasia fiorellini bianchi e neri. No, bianchi e marroni, scusate. Che questa è presa dai cinesi e ha soltanto una taschina con la zip. Questa qua ci sta dentro poche cose, però quelle cose sono utili. Faccio vedere la borsa che sto usando in questo periodo, che è pesantissima. È questa qui. Borsa non è proprio bianca, è un bisciolino caffè latte molto 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 chiaro.
diciamo che è un bianco sporco. I manici sono intrecciati, molto pesanti perché ho tanta roba. Poi ha una cernierina di lato, ha questa, come si può chiamare, questo apriborsa, fatto così, che ha due nappine, davanti ci sono due nappine e due cuoricini, si apre così, e dentro è, come si può dire, ha tre scompartimenti, non so se riuscite a vedere, però insomma è piena, ha due taschine qui davanti, una taschina in mezzo con la cerniera, un'altra tasca qui e la zip. E dentro la fantasia. Niente, queste erano tutte le mie borse, sia primaverili, stagione primavera, estate, autunno, inverno. Spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!